È da un po' di tempo che sentiamo parlare molto di computer quantistici. Google l'anno scorso, 2019 addirittura, ha annunciato la supremazia quantistica, che significa che un calcolatore con processore quantistico ha una potenza computazionale maggiore di un supercalcolatore con processore tradizionale. Quindi questo significa che un supercalcolatore con all'incirca 100.000 processori è molto più lento di un computer con un processore quantistico. Detto questo, potete capire quanto sia importante al giorno d'oggi iniziare un po' a mettere le mani nel mondo dei computer quantistici, quindi iniziare ad imparare un pochino di nozioni base per poi passare a quelle nozioni che sono fondamentali per riuscire a scrivere dei programmi che possano girare sopra dei computer quantistici. Quindi ragazzi, io sono Daniel, studio ingegneria informatica e voglio proporvi questa serie di video nel quale andremo a parlare dei postulati della meccanica quantistica e delle nozioni fondamentali riguardanti i computer quantistici per poi passare all'effettiva programmazione di un computer quantistico e vederne i risultati. Programmare un computer quantistico non implica acquistarne uno, in quanto possiamo ad esempio usufruire di un servizio messo a disposizione da IBM, nel quale possiamo accedere a una piattaforma web, scrivere il nostro programma per il computer quantistico e mandarlo in esecuzione su un computer quantistico presente nella sede di IBM. Per andare a programmare questi calcolatori, ovviamente dovremo partire dalle basi dei computer quantistici, in quanto il linguaggio di programmazione è simile ad Assembly, con qualche similitudine anche con il C, però dovremo per forza andare a controllare dei registri e delle porte logiche, e quindi dobbiamo per forza conoscere com'è costruito un processore quantistico. Per fare ciò ho acquistato questo libro, quindi Quantum Computation and Quantum Information, che contiene una marea di nozioni base che riguardano la meccanica quantistica e i processori quantistici, gate logici, registri e poi anche un po' di storia dei computer quantistici. Le nozioni che vi esporrò in questa serie di video provengono tutte da questo libro e in questa lezione ho deciso di iniziare a parlarvi dei qubit. Che cosa sono i qubit? Quindi il qubit è il bit che corrisponde ai computer quantistici. Se ad esempio in un computer tradizionale andiamo ad indicare il bit come 0 assenza di informazione e 1 presenza di informazione, nei computer quantistici il nostro qubit potrà rappresentare lo stato 0, questo è il simbolo di Dirac, oppure lo stato 1, che si indicano rispettivamente in questo modo. La differenza tra qubit e bit sta nel fatto che un qubit può assumere valori diversi da 0 e 1. È possibile creare una combinazione lineare di stati, spesso chiamata superposizione. Quindi andiamo a scrivere questa superposizione come V, che sarà il vettore che rappresenta la nostra superposizione, ed è uguale ad alfa 0 sommato a beta 1, scritto in questo modo, con alfa e beta numeri complessi. Quindi 0 e 1 sono gli stati computazionali di base e sono una base ortonormale per un vettore bidimensionale e complesso. In quanto non si può leggere in modo diretto il valore trasportato da un qubit, ma soltanto misurare il suo stato e trarne una probabilità, possiamo andare a scrivere che il modulo di alfa quadro è la probabilità che il nostro valore sia 1,0 e beta quadro, modulo di beta quadro, è la probabilità che il nostro valore sia 1,1. In quanto stiamo parlando di probabilità, possiamo anche andare a scrivere che alfa quadro più beta quadro è uguale a 1.
Quindi un qubit può esistere in uno stato continuo tra 0 e 1 finché viene osservato. Proviamo a fare un esempio e andiamo a prendere lo stato. Prendiamo lo stato 1 su radice di 2 per lo 0 più 1 su radice di 2 per il valore 1. Quindi ora andiamo a misurare quello che sarebbe alfa 0 più beta 1. Capite anche voi che 1 su radice di 2 corrisponde ad alfa e questo 1 su radice di 2 corrisponde a beta. Andiamo a calcolare alfa quadro. Alfa quadro, il modulo di alfa quadro sarà uguale a 1/2, perché radice di 2 al quadrato è uguale a 2, quindi 1/2, che è uguale a 0,5. Facciamo la stessa cosa per beta e quindi troviamo che anche beta è uguale a 0,5. Questo implica che la probabilità è 50%, quindi il nostro qubit si trova al 50% nello stato 0 e 50% nello stato 1. Quindi ora potete verificare che alfa quadro più beta quadro uguale a 0,5 più 0,5, che è uguale ad 1, ed è la nostra probabilità totale. Questo stato particolare lo andiamo a denotare come lo stato più, e questa l'andremo a chiamare, quella che avrete magari sentito parlare ogni tanto, superposizione. La superposizione definisce che un qubit si trova al 50% nello stato 0 e al 50% nello stato 1. Ma quindi come si fa effettivamente ad ottenere un qubit? Cosa succede all'interno di un processore quantistico per riuscire ad ottenere un qubit? Un qubit si può ottenere in diversi modi, ad esempio da due diverse polarizzazioni di un fotone è una particella, come l'allineamento nucleare dello spin in un campo magnetico uniforme. Quindi prendendo un'ipotetica particella che rappresenta un fotone, lo spin può essere diretto in questo verso oppure può essere diretto nell'altro verso. In questo caso con un vettore che può andarsi a spostare lungo tutta l'ipotetica superficie della sfera del fotone, quindi può essere verso l'alto, può spostarsi un pochino, può spostarsi verso il centro, può spostarsi in uno stato di superposizione, può spostarsi nello stato 0, eccetera, eccetera. Un altro modo per rappresentare un qubit è tramite gli stati di un elettrone che orbita intorno ad un atomo. Quindi se ora andiamo a prendere il nostro atomo, ad esempio, questo è il nostro atomo, prendiamo l'orbita di un elettrone con qui il nostro elettrone e questo lo indichiamo come lo stato 1. Oppure prendiamo un'orbita diversa e questa la indichiamo con lo stato 0. Quindi in questo caso l'elettrone si può trovare in uno stato di eccitazione che corrisponde allo stato 1, oppure in uno stato di ground che corrisponde allo stato 0. Irradiando l'atomo con una luce ad una determinata energia e in un certo intervallo di tempo, è possibile portare l'elettrone dallo stato 0 allo stato 1 e viceversa. Se noi in questo caso andassimo ad esempio a dimezzare
la potenza, ad esempio, dell'energia con la quale andiamo a irradiare questo atomo e dimezziamo i tempi di irradiamento, possiamo andare ad ottenere la posizione di superposizione. Quindi, ad esempio, questa orbita qui, un po' centrale tra le due, che rappresenta il nostro stato di superposizione. Ora, dando una rappresentazione un po' più geometrica allo stato del qubit, in quanto sappiamo ora che alfa, modulo di alfa quadro più modulo di beta quadro è uguale a 1, possiamo scrivere che V, con il simbolo di Dirac, è uguale a E alla I gamma, che moltiplica il coseno di teta mezzi per lo stato 0 più E alla I fi per il seno di teta mezzi per lo stato 1. Quindi questo rappresenterà, questa formula qui rappresenterà la posizione del nostro vettore che rappresenta lo stato del qubit. In questa formula abbiamo che gamma, teta, anche questo teta ovviamente, e fi sono numeri reali. Ora, in quanto E alla I gamma non ha effetti osservabili su il nostro qubit, quindi quando lo andiamo a osservare, questa componente qua non ha effetto, possiamo escluderlo dalla formula. E quindi possiamo andare a riscrivere la formula. Ora cancello un po' tutto e prendiamo come riferimento la nostra nuova formula, ovvero V, che è uguale a coseno di teta mezzi componente 0 più E alla I fi seno di teta mezzi per la componente 1. Questa ora è la nostra formula di riferimento. Ora, dando una rappresentazione tridimensionale al nostro qubit, e qui viene la parte interessante perché riusciamo a capire meglio in che stato si trova. Definendo teta e fi come fattori che ci danno la possibilità di definire un punto all'interno della sfera tridimensionale, andiamo a disegnare la nostra sfera cercando di darle un po' di tridimensionalità. Prendiamo gli assi della sfera . Andiamo ad esempio a chiamare questo x, questo lo chiamiamo z e questo lo chiamiamo y. Questa è la nostra sfera tridimensionale. Il nostro vettore, ad esempio, sarà questo vettore del quale andiamo a disegnare le proiezioni sugli assi, e dove questo angolo qui tra y e questa proiezione sarà fi, e questo angolo qui tra x e il nostro vettore sarà teta. Quindi con teta e fi riusciamo a determinare la posizione del nostro vettore all'interno della cosiddetta sfera di Bloch. Ma quindi quante informazioni può effettivamente rappresentare un qubit?
paradossalmente può rappresentare infinite informazioni, in quanto sulla sfera di Bloch ci sono infiniti punti. Ma qui, ragazzi, stiamo parlando a livello ideale. Un qubit a livello ideale potrebbe salvare tutti i manoscritti di Shakespeare nell'infinita espansione binaria di Theta. Quando poi si passa al mondo reale, questo non è più possibile, in quanto un qubit ritorna sempre 0 o 1. E inoltre, quando andiamo a misurare il suo stato, questo stato cambia, collassando la superposizione da 0 a 0 o a 1. Quindi, se ad esempio andiamo a misurare lo stato di superposizione che abbiamo indicato con più, quindi nello stato di superposizione, se ricordate, avevamo questa componente uguale ad 1 su radice di 2 e questa componente che anch'essa è uguale a 1 su radice di 2, il nostro stato di superposizione, se sulla sfera di Bloch identifichiamo qua l'1 e qua sotto lo 0, andrà a collassare in 1 o in 0. Molto spesso lo stato di superposizione effettivamente collassa a 0. Ma ora ci chiediamo, perché quando andiamo a misurare lo stato questo collassa? Beh, a questa domanda nessuno sa dare una risposta, nemmeno i fisici. Questo comportamento proviene dai postulati della meccanica quantistica. Ma quindi quante informazioni può rappresentare un qubit se non lo misuriamo? Questa, ragazzi, è una bella domanda, in quanto come si fa a quantificare qualcosa, quindi ad esempio in questo caso un'informazione, se non la andiamo a misurare? È più o meno la stessa cosa di chiedersi quanto va forte questa automobile se prima non testiamo la sua velocità massima. Effettivamente non lo sappiamo. Nonostante ciò, qui scaturisce qualcosa di concettualmente importante, in quanto la natura evolve un numero chiuso di sistemi quantistici senza mai misurarli. Apparentemente tiene traccia di tutte le variabili continue che descrivono lo stato, come alfa e beta, senza mai andarle a misurare. Ed è un processo continuo della natura, veramente molto interessante. Quindi, ragazzi, per la puntata di oggi questo è tutto. Se vi è piaciuto lasciateci un like, se avete qualche domanda da porci scriveteci qui sotto nei commenti. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi le puntate successive, soprattutto quelle di meccanica quantistica, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!